Allora, quando noi parliamo di sottoprodotti, mi piace queste due slide, proprio quando vi parlavo dell'economia circolare, perché noi parliamo veramente di un mondo intero. Cosa sono i sottoprodotti di origine animale? Termine che purtroppo deriva da una, posso definire, cattiva traduzione dall'inglese, perché in inglese i sottoprodotti sono gli animal byproducts, cioè tutti quei prodotti di origine animale che appunto nella traduzione sono diventati sottoprodotti, che spesso come termine qualche problema ce lo creano. Ce lo creano perché molti operatori, sia come produttori di sottoprodotti che come utilizzatori, tendono a ritengono, diciamo, questi prodotti stessi come qualcosa di scarso. In realtà non è così. Se guardate appunto questa slide, questo è tutto quello che parliamo sul bovino. La seguente invece fa vedere quello del suino. C'è un mondo intero. Noi partiamo da prodotti che poi rientrano in parte nella catena alimentare, prodotti tecnici come possono essere le corde di violino. Addirittura qua abbiamo la glicerina, mi è piaciuta moltissimo questa, la nitroglicerina, ma abbiamo tutta la parte mangimistica sia in ambiente zootecnico, ma anche per quello che riguarda il pet. Questo oltre appunto tutto quello che riguarda i fertilizzanti. Ripeto, la parte di oggi è quella generale sulla normativa. Quella di cui parleremo poi il 9 sarà invece proprio gli impieghi specifici, quelli maggiori ovviamente. Parlare di tutto quanto sarebbe stato praticamente impossibile, di quello che riguarda appunto l'aspetto mangimistico, l'aspetto dei fertilizzanti. Il regolamento 1069 nasce nel 2009, ma in realtà ha preso il posto di un regolamento preesistente del 2002, che era il regolamento 1774, un regolamento che era diventato estremamente complesso per tutte le modifiche che si erano inserite negli anni, per cui a un certo punto si è pensato di abbandonare quel vecchio regolamento e far nascere come l'araba fenice il regolamento 1069. Il regolamento 1069 è un regolamento nel suo complesso, posso dire, abbastanza piccolino, nel senso che è composto da alcuni articoli, soprattutto è composto da una parte importantissima dei regolamenti comunitari, che voi insomma sapete, no? I regolamenti comunitari sono fatti da tre parti fondamentali. La prima, che purtroppo, ahimè, è quella che di solito si tende a saltare, che è la parte dei considerando, ma che in realtà io definisco il brainstorming della norma, cioè è quella parte del regolamento che ci fa capire perché si arriva a quegli articoli. Poi c'è l'articolato vero e proprio. E poi ci sono gli allegati. Il regolamento 1069, a differenza del 1774, viene poi scomposto in due grossi argomenti. Il regolamento 1069 è, come vedete dal punto di vista della data, quello prima del 2009, questo è il 2011, il regolamento 142, che in realtà è la parte poi più importante del regolamento 1069, perché è l'applicativo. È nato anche con una diversificazione proprio di percorso normativo. Il primo era un regolamento CE, poi subentrata dalla Comunità Europea e diventata Unione Europea. Allora c'era fretta di far uscire il regolamento 1069 e poi si è arrivati al 142. 142, a differenza del 1069, è un bel malloppone, diciamo così, di circa 450 pagine, 500 pagine, insomma, è un'enciclopedia più che un regolamento, ma che in realtà
è quello che ha tutti i contenuti applicativi del 1069. Per fare un esempio, il regolamento 1069 del 2009 ha subito soltanto tre modifiche. Le prime due quasi immediatamente dopo. Nel 2019 invece c'è stata un'importante modifica al 1069 data dal regolamento 2009, tanto per mantenere il 9 del 2019, in cui è stato inserito più che una modifica del regolamento, è come posso dire, un'idea di intenti, no? Cioè, perché in realtà il 1009, che riguarda anche tutta la parte dei fertilizzanti, sta analizzando, cioè ha dato mandato alla Commissione europea, insieme all'EFSA, di valutare il pericolo di alcuni prodotti in modo da definire la loro uscita come prodotto derivato dal regolamento stesso. Il regolamento 242 invece vedete che ha già subito ben 17 modifiche da quando è uscito, proprio perché, essendo l'applicativo, è quello che necessità di aggiornamenti continui. Considerate che il mondo dei sottoprodotti è veramente un mondo estremamente fluido, proprio perché gli impieghi sono tantissimi, la valutazione del rischio che viene fatta dell'impiego di questi prodotti è sempre in continuo aggiornamento, e le richieste poi degli stati membri sono notevoli e continui, per cui è un regolamento molto dinamico. Infatti io suggerisco sempre ai colleghi dell'ASE, alcuni di questi stanno partecipando bontà loro a questa chiacchierata, dico sempre: scaricate sempre il regolamento consolidato, cioè il sito dell'Eurolex, dove tu hai il regolamento madre e poi c'hai i consolidati, cioè che sono tutti quelli con apportate le varie modifiche, proprio perché è quello che poi fa leggere, cioè è inutile andarsi a prendere i vari regolamenti di modifica, cosa che sarebbe estremamente complessa, e andare direttamente alla parte coordinata delle varie modifiche. Oltre a quelli comunitari, si sono aggiunti anche dei regolamenti, cioè delle disposizioni nazionali. La più importante sono le linee guida per l'applicazione del 1069, nel senso che, come tutti i regolamenti comunitari, vengono applicati tal quali negli stati membri, cioè non devono essere approvati come può essere, ad esempio, una decisione, o sì, i regolamenti entrano in vigore tale e quali, però possono essere necessari dei chiarimenti che vengono fatti. In questo caso le linee guida sono state approvate dalla conferenza tra lo Stato e le regioni, e poi le singole regioni le approvano con eventuali modifiche che ovviamente non vanno in contrasto con la norma stessa, cosa che è avvenuta anche per la regione Emilia-Romagna. L'altro decreto legislativo importante è il 186 del 2012, che è la disciplina sanzionatoria. Voi sapete che i regolamenti comunitari non possono contenere delle sanzioni pecuniarie, perché questo viene dato mandato con gli stati membri ad applicarle per tante ragioni economiche, di compatibilità anche con altre norme, con altre sanzioni. Considerate che, come vedete, il decreto legislativo è del 2012, quindi noi in realtà, da quando è uscito il 1069 prima e il 142 dopo, nel 2011, abbiamo avuto un breve periodo di vacatio legis, per cui sì, tu potevi fare delle prescrizioni, ma non potevi mai applicare delle sanzioni al regolamento, perché quelle che avevi erano riferite al 1774, che era stato abrogato dal 1069, quindi non puoi fare delle sanzioni su un decreto abrogato. Il Ministero si era espresso che in analogia, però devo dire che questo ha dato, sono stati diversi contenziosi che ovviamente poi in sede di giudizio sono state accolte, quindi non potevano essere applicate quelle sanzioni.
Detto questo, entriamo un attimo, fatto diciamo, il cappello del percorso normativo, vediamo un attimo perché nasce il 1069. Come vi dicevo, la parte iniziale del regolamento sono i consideranda. Per me il consideranda più importante è il 3 del 1069, che ti dà proprio il concetto, come dicevamo prima, del One Health, cioè, scusatemi, dell'economia circolare. Perché? Perché ti dice proprio questo, cioè, sarebbe assolutamente impensabile oggi dover distruggere tutto quello che non utilizziamo per il consumo umano. Lo sarebbe per costi insostenibili sia dal punto di vista economico, ma anche per l'ambiente. E poi considerate che appunto l'interesse di tutti è quello di cercare di utilizzare il più possibile. Quando parliamo di sottoprodotti, nei corsi che spesso facciamo, si dice sempre, quando parliamo di sottoprodotti, che cosa è per voi un sottoprodotto? La risposta, diciamo, più corretta è tutto ciò che è di origine animale e che non può essere, viene escluso da questa finalità e prende un'altra strada. In realtà a me piace molto aggiungere altre cose. Per me il mondo dei sottoprodotti è una risorsa. Avete visto nelle prime due slide tutti gli impieghi che vengono fatti appunto da questi prodotti, sia come sottoprodotti stessi che come prodotti derivati. Se non avessimo questo, dovremmo pensare a farli artificialmente, a farli in maniera utilizzando altre materie prime, quando noi abbiamo invece un buon quantitativo di questi prodotti stessi. Poi, infatti, sempre nello stesso consideranda vengono espressi altri concetti, appunto, che l'utilizzo appunto per la produzione di energia. È ovvio che per l'utilizzo corretto di questi prodotti deve essere valutati in maniera chiara e certa i rischi sanitari, che devono essere comunque ridotti al minimo, tutte le regole che devono derivare dall'utilizzo di questi prodotti ovviamente devono essere proporzionate a questa valutazione del rischio che di volta in volta viene fatta quando viene deciso dalla Comunità Europea un impiego particolare dei prodotti stessi. Uno dei concetti fondamentali del regolamento 1069 è l'attribuzione della responsabilità di chi produce il sottoprodotto. Questa è molto analoga anche alla normativa ambientale, no? Per quello che riguarda i rifiuti. Responsabile del sottoprodotto e quindi di tutto quello che riguarda il 1069 è dell'operatore. L'operatore noi intendiamo il gestore del macello, ovvero il salumiere, ovvero l'allevatore per quello che riguarda poi alcuni prodotti stessi. Quindi la principale responsabilità è in mano all'operatore. Quando parliamo di sottoprodotti, noi parliamo fondamentalmente di due elementi, di due grandi famiglie. I SOA, quindi il sottoprodotto di origine animale, che sono appunto corpi interi, parti di animali, prodotti di origine animale, altri prodotti ottenuti da animali, non più destinati al consumo umano. Questo è il confine, ivi compresi ovociti, embrioni, sperma, eccetera. Prodotti derivati invece sono tutti quei prodotti che attraverso uno o più trattamento di trasformazione o fase di lavorazione vengono poi impiegati in vari usi, che possono essere appunto usi di tipo mangimistico, di uso fertilizzante, di uso tecnico. Alcuni prodotti vedremo poi che possono essere anche utilizzati senza eventuali trasformazioni. Il regolamento 1069, a differenza del suo predecessore,
fissa chiaramente appunto il punto di inizio, scusatemi la ripetere della ridondanza, proprio appunto un punto che si chiama starting point, in cui un operatore decide o è costretto a farlo, poi vedremo meglio questo concetto, che un prodotto non è più destinato al consumo umano ed entra nella filiera del regolamento 1069. Questo è un percorso a senso unico, non posso decidere che un prodotto sta dentro le caratteristiche di idoneità al consumo umano, farlo entrare nel mondo dei sottoprodotti per poi farlo rientrare nel consumo umano. Lo starting point appunto è irreversibile, nel momento appunto in cui viene deciso deve rimanere quello, deve rimanere all'interno di quel regolamento. Che significa questo? Che seguirà tutto quello che vedremo è la tracciabilità del mondo dei sottoprodotti. Come è stato definito un starting point, c'è anche un end point, cioè ci sono dei momenti in cui un prodotto che è entrato nel mondo del regolamento 1069, io parlo sempre del regolamento 1069 perché il 142 di fatto è l'applicativo, il regolamento madre rimane sempre il regolamento 1069. Appunto è quel punto in cui da quel momento in poi non possiamo parlare più di regolamento 1069, il che significa che non è vero che poi non me ne occupo più, non me ne occupo più perché molto probabilmente o dalla valutazione del rischio che viene fatta di quel prodotto derivato, non è più, cioè non ci sono più dei rischi che devono essere valutati sia per la sicurezza alimentare che per la sicurezza benessere animale, cioè l'alimentazione animale e quant'altro, oppure perché mi sono entrati in un altro universo. Ci sono però, ad esempio, dei prodotti che non escono, che non raggiungono mai l'ending point. Vi faccio un esempio: i fertilizzanti organici che contengono prodotti di origine animale, che fertilizzanti organici, poi lo vedremo quando parleremo dei fertilizzanti, possono essere anche di origine vegetale, quando contengono alcuni prodotti di origine animale, o derivati in questo caso, non escono mai dal mondo del 1069, pur entrando in un altro regolamento che è quello dei fertilizzanti, però rimane perché c'è comunque un rischio che si ritiene a oggi, dico oggi perché poi, come vi dicevo all'inizio, quella modifica del 1069 prevede che venga fatta una valutazione per capire se questi rimangono o usciranno da questo mondo. Appunto, in questo caso non raggiungono mai l'ending point. Quindi l'ending point, mentre uno start point c'è sempre, non è detto che ci sia un punto finale dall'uscita del regolamento. Questo è il concetto che vi dicevo, proprio è declinato chiaramente nell'articolo 2 del 1069, l'ambito di applicazione, dove si dice appunto che questa scelta dell'operatore è irreversibile e da quel momento in poi non possono più tornare indietro. Vi dicevo poco fa, un prodotto, l'operatore sceglie o è costretto a farlo, far entrare quei prodotti nel mondo del 1069. Allora, distinguiamo i due momenti. Noi abbiamo sottoprodotti a norma di legge e sottoprodotti per scelta. Sottoprodotti a norma di legge sono appunto tutti quei prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, o quando non possono essere messi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a un rischio quanto nocivi per la salute e non idonei al consumo umano.
Facciamo qualche esempio. Pensate a delle carni in cui per un esame fatto al macello risultano con dei residui di LMR fenosi superiori a quelli previsti dalla norma per la presenza di antibiotici. Ecco, quello è un prodotto che non può essere destinato al consumo umano, ma ciò non significa che debba essere distrutto o bruciato. Può entrare e deve entrare nel mondo dei sottoprodotti. Questo se parliamo però di antibiotici leciti. Se invece parliamo di sostanze non consentite, anche queste entreranno nel mondo dei sottoprodotti, ma prenderanno delle vie più restrittive. Ora, quando parlerò della classificazione dei sottoprodotti, questo concetto sarà sicuramente più chiaro anche per voi. L'altro motivo di ingresso nel mondo dei sottoprodotti è quello per scelta. Cosa si intende appunto per scelta? Sono tutti quei prodotti che non si decide di destinare più all'alimentazione umana o per motivi commerciali. Sono dei prodotti che potrebbero essere perfettamente idonei o magari lo sono idonei in alcune zone o regioni perché si fa consumo di quelle particolare sottoprodotto, io da siciliano vi posso dire che una milza bovina non va buttata, si utilizza per qualcos'altro. In altri contesti e regioni non ha nessun interesse commerciale dal punto di vista dell'alimentazione umana e può essere utilizzato però ad esempio per l'alimentazione animale, soprattutto per il pet food. O appunto alcuni prodotti che non lo sono perché inedibili, cioè oppure sono quei prodotti, ad esempio, prossimi alla scadenza. Ci sono alcune catene della grande distribuzione che per loro scelta, oggi forse dopo le varie crisi, e quest'ultima sicuramente lo dà ancora più. Vedremo sempre meno questo destino. C'è una catena della grande distribuzione che parlava dei brutti ma buoni, no? Cioè quei prodotti che sono prossimi alla scadenza, che non conviene più magari tenerli al banco, vengono ritirati dal banco e destinati ad esempio all'alimentazione dei cani, nei canili, gattili, eccetera. Prima vi posso dire, avendo seguito da tempo questo settore, era un destino, non dico prioritario, ma insomma se ne vedeva tanto, diciamo proprio in termini di quantità destinate a questa finalità. Oggi, per la crisi economica pre-Covid e ancora di più oggi, quello che sta avvenendo in questo momento, li vediamo più destinati sempre nella catena alimentare umana, magari a enti di beneficenza o di assistenza a vari. Però, ad esempio, questo può essere uno del destino per scelta di un sottoprodotto. Ecco, io qua vi ho voluto schematizzare un po' questi momenti, no, in cui abbiamo a sinistra tutto il campo del pacchetto igiene, no? Quello che riguarda l'igiene degli alimenti, oggi sostituito peraltro da altro regolamento, fino a quando sta in questo universo, in questo mondo, abbiamo la tracciabilità normativa degli alimenti, quando abbiamo la scelta o la legge che ci impone l'ingresso nel 1069, creiamo proprio questa barriera, io la chiamo proprio una barriera, lo starting point. Da questo momento in poi entriamo nel 1069 e seguiamo tutta la tracciabilità normativa del SOA. Questo è invece un esempio di ending point, quando vi dicevo, questo è un esempio proprio di un ending point raggiunto perché quella materia
entra in un altro mondo. Partiamo da un macello suino, gli intestini suini finiscono in un impianto. Qui già vedete dove piazzereste lo starting point in questo momento. Ovviamente qui, cioè dalla produzione di SOA, quando andiamo già in un impianto che è all'interno del 1069, qui dovremmo tracciare la riga rossa che vedevamo nella slide precedente dello starting point. Da qui in poi, fino all'industria farmaceutica, qui vengono estratte le mucose vengono mandate in un impianto che poi vediamo, è sempre entro il 1069, però questi sono impianti riconosciuti, questi sono impianti registrati. Da qui viene estratta l'eparina prodotta è entrato nella tracciabilità della normativa sul farmaco, quindi mi raggiunge l'ending point per quello che riguarda il mondo dei sottoprodotti, ma mi è entrato in un altro mondo, quindi perché è controllato da quest'altra, dalla normativa sul farmaco. Credo che sia chiaro, diciamo, come schema. Anche qui, vedete, questo è quello che riguarda tutta la produzione. Ecco, una cosa importante del regolamento 1069, a differenza, ad esempio, con la normativa dei rifiuti, dove in alcuni casi, poi lo vedremo più avanti, sono due universi che si incontrano, viaggiano paralleli per la stragrande maggioranza dei casi, ma in alcuni casi, ahimè, si intrecciano. La normativa del 1069 per quello che riguarda la tracciabilità funziona a step. Che significa funziona a step? Cioè, io sono un produttore, esisto un macello, ho dei sottoprodotti, li conferisco a un trasportatore che li manderà a un impianto, che sia di trasformazione, di manipolazione, eccetera. Ecco, le mie responsabilità si interrompono, mentre per la normativa dei rifiuti la responsabilità è sempre in capo al produttore del sottoprodotto fino alla distruzione, scusatemi, del rifiuto, fino alla distruzione del rifiuto stesso. Nel mondo dei sottoprodotti invece queste responsabilità si interrompono nel momento in cui io passo il testimone a un altro operatore del mondo dei sottoprodotti stessi, che sia il trasportatore o che sia poi il trasformatore. Qui appunto vedete schematizzato tutto quello che sto dicendo, in alcuni casi vedete ci sono dei prodotti che non raggiungono mai quell'ending point. Ci sono dei prodotti però che vengono esclusi completamente dal mondo dei sottoprodotti, che pur essendo dei sottoprodotti di origine animale, non il legislatore li ha voluti tenere fuori. Quelli, diciamo, principali sono i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggia, non sospetti di essere infetti o affetti da malattie infettive. Questo punto è fondamentale perché non sempre sono esclusi. Oggi viviamo in un momento particolarmente di apprensione, non parlo quello del coronavirus, ma parlo della peste suina africana, in cui un cinghiale ritrovato in un bosco per il quale io possa avere un minimo sospetto di infezione da peste suina africana, lo devo fare pur essendo corpo intero o parti di animali selvatici, però non sospetti di essere infetti o affetti di malattie infettive, non me lo fa escludere dal regolamento stesso. Poi altri corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione nel rispetto alle buone prassi venatorie, poi il legislatore è stato, no, clemente, nel senso di dire che se io sono un cacciatore, abbatto una preda che però per un motivo X non riesco a recuperare, non sono passibile di infrazione al regolamento stesso perché non è, diciamo, nelle mie responsabilità non averlo potuto recuperare.
Questo devo dire che è uno di quegli argomenti che spessissimo abbiamo dovuto affrontare in regione, ad esempio per quello che riguarda i selvatici investiti, no? Perché il regolamento 1069 me li esclude, quindi potrei non gestirli come sottoprodotto. Volendo fare qualcosa di ragionevole, si è detto che cioè, l'essere esclusi non significa essere vietato gestirli in quella maniera. Cioè, se io ho un cervo investito al centro della strada e non posso, che mi crea anche un pericolo per l'incolumità delle persone, nel momento in cui lo vado a recuperare in qualche maniera lo devo pure gestire. Cioè, non lo posso buttare a canalone sotto la strada. Lo devo recuperare, in quel momento in cui l'ho recuperato, comunque lo gestirò come un sottoprodotto di origine animale. Se invece è un animale che viene investito e ha la possibilità per un certo percorso di infrattarsi nel bosco e lì morire, non ho l'obbligo di andarlo a cercare, andarlo a recuperare. Oltre a questo, i primi due punti, l'A e il B di cui abbiamo parlato, c'è anche il C, i sottoprodotti originali derivati da selvaggina e carni selvaggine, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento 853. Quali sono questi prodotti? Sono quelli che i cacciatori nelle casine di caccia magari eviscerano. Allora, i visceri non sono obbligato a doverli gestire come sottoprodotto dal punto di vista della tracciabilità, cioè non li devo inviare tramite un trasportatore a un impianto di raccolta, eccetera, eccetera. Posso smaltirli in loco, però con la testa, non è che li prendo, li butto, che poi diventano aggredibili da altri animali, eccetera, li devo comunque sotterrare. E questo è spesso dalla cattiva gestione di questi sottoprodotti scaturiscono anche denunce, sanzioni, eccetera. Se invece sono un macello che si occupa di selvaggina, quindi mi entrano in un impianto 853 come selvaggina, i sottoprodotti devo gestire come 1069, cioè non sono esclusi dalla normativa stessa. Poi eventualmente se avete delle domande di chiarimento su quest'ambito ne possiamo riparlare perché è un po' particolare. Non si applica nemmeno agli ovociti e embrioni o sperma destinati alla riproduzione perché stanno ancora dentro la normativa sulla riproduzione. Al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine. Cioè, che significa? Che se io ho insomma, un allevamento di bovini da latte e per un motivo X, perché ho le cellule alte, perché ho anche una presenza di aflatossina e non devo, quindi non posso destinare quel latte all'alimentazione umana, se lo smaltisco in concimario, cioè all'interno dell'azienda stessa, ho perché ho un surplus di produzione e lo do all'alimentazione degli animali della mia azienda, in quel caso quel prodotto non è ancora entrato nel regolamento 1069, cioè finisce lì. Stessa cosa per conchiglio, carapace di crostaceo, molluschi privi dei tessuti molli e delle carni. Quindi considerate, non so, quei vivai che utilizzano, che hanno magari anche la ristorazione che utilizzano le bucce dei nitidi o le conchiglie, i carapaci stessi, cioè quelli li posso smaltire come rifiuti solidi urbani, ma non li devo gestire come sottoprodotti di origine animale, perché nella valutazione del rischio che è stata fatta di questi prodotti, ovviamente non è stato valutato un rischio. Se non c'è proprio il rischio, quindi posso smaltire in altra maniera. Questo schema,
presentazione voi l'avete disponibile, un po' vi fa il riassunto di quello di cui vi ho parlato. Consigliere, c'è se leggete sul lato destro, nota i vari, qualcosa ve l'ho già dette, in più ci sono, non si aprono i rifiuti di cucina e ristorazione, perché questi sono rifiuti solidi urbani, tranne che, vedremo, non sono rifiuti di cucina e ristorazione di navi che fanno tragitti internazionali o aerei che fanno tragitti internazionali. In quel caso, perché c'è un rischio sanitario, devono essere gestiti come sottoprofili. Ormai stiamo parlando di rifiuti di cucina e ristorazione che ovviamente contengono profili di origine animale. Così non rientrano ovviamente quello che le navi da pesca che viscerano all'interno delle navi, quel prodotto, che il sottoprodotto, cioè le viscere stesse, non rientrano nel 1069. Così come non rientrano nel 1069 questi alimenti grezzi per animali da compagnia, per alimenti grezzi si intendono alimenti crudi, macinato, l'osso, provenienti da negozi per la vendita al minuto in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per essere direttamente vendute al consumatore. Allora, su questo, ma poi ne parleremo quando parliamo dell'uso mangimistico, qualcuno ha detto allora il famoso BARF rientra qua, dipende, cioè se tu me lo vendi, se tu fai del macinato che ti rimane lì, che magari sta scurendo un poco, e ti viene la signora e ti dice guardi, ma lo dà che per il cane? Ecco, quello lì non è un sottoprodotto, cioè non entra nell'ambito del regolamento 1069. Se invece produco un BARF che vendo anche ad altri distributori, quello mi diventerà un alimento crudo per noi da compagnia, e per produrlo devo rientrare sia dal punto di vista autorizzativo che dal punto di vista quindi sia normativo che dal punto di vista proprio della filiera all'interno del 1069 per tutta la tracciabilità. Non rientrano sicuramente nei sottoprodotti di sosso ho un prosciutto a casa, l'osso è un rifiuto solido urbano, non è un sottoprodotto, proprio perché il rischio è irrisorio anche per le quantità, diciamo, che vengono prodotte. Il regolamento 1069, ma questo lo faceva già il regolamento 1774, divide le categorie dei sottoprodotti in tre categorie. Sono singoli articoli, l'articolo 1 parla del materiale di categoria 1, l'articolo 9 categoria 2, l'articolo 10 categoria 3. In base a che cosa viene fatta questa categorizzazione? In base al rischio, ovviamente, di quel sottoprodotto e alla sua possibilità di rientrare anche indirettamente nell'alimentazione umana. Che significa? Indirettamente. Se io un sottoprodotto lo faccio entrare alla catena mangimistica, ecco cosa significa indirettamente, cioè alimento magari un animale destinato alla produzione di alimenti per l'uomo che ha mangiato quel mangime. Scusa. Quindi questa è la diversificazione. Quindi quello che è il materiale di categoria 1 è quel materiale che può andare soltanto alla distruzione, cioè non può avere nessun tipo di impiego. Tra questi, ora poi vedremo quali sono quelli veramente a rischio elevatissimi. Nel categoria 2 sono materiali che sono esclusi dal consumo umano, sono esclusi dall'alimentazione animale, ma possono avere un impiego diverso. Quello, diciamo, più comune è la produzione di fertilizzanti. Il materiale di categoria 3 possono rientrare, anche se io l'ho escluso, questo continuo a suonare, scusatemi, non capisco perché se
Tengo fuori la cornetta a continuazione del telefono, questo è un mistero della tecnologia. Nel materia di categoria 3 posso rientrare anche nell'ambito mangimistico sia zootecnico che pet food, però di questo ne parleremo poi il 9. Qui l'importante era capire le tre categorie, perché ci sono queste tre categorie, che cosa posso fare dei prodotti di quelle tre categorie. In realtà questa categorizzazione è ancora più antica del 1774, perché l'Italia è stata la prima nazione che aveva categorizzato già con un decreto legislativo del 508, c'era l'alto, il medio e il basso rischio. In realtà è lo stesso, tant'è che ancora qualche produttore è legato a quella classificazione, ma dice: ah sì, è ad alto rischio. Vabbè, alto rischio significa categoria 1. Il regolamento 1774, considerate che è nato, in realtà poi c'è un altro regolamento importante che è il 999, che è nato quando c'è stata l'emergenza BSE, perché tutto deriva da lì. E la categorizzazione di alcuni prodotti derivano sempre da quei principi. Possiamo dire che anche questa categorizzazione è una categorizzazione dinamica, cioè tra il 1774 e il 1069 noi abbiamo visto alcuni prodotti che magari prima erano in categoria 2 che sono stati riqualificati, quindi il loro impiego è stato ripreso in considerazione. È rientrato in categoria 3. Quindi anche la categorizzazione del rischio e anche cioè la categorizzazione dei prodotti in base al 1069 è una categorizzazione dinamica. Ovviamente tutte le modifiche vengono fatte con modifiche al regolamento stesso, con un altro regolamento, cioè con norme di legge di pari dignità. Allora, cosa c'è dentro il materiale di categoria 1? Come vedete, innanzitutto c'è tutto l'MSR, cioè tutto quello che è potenzialmente a rischio di BSE, quindi tutto il materiale specifico a rischio. Poi ci sono i corpi interi e le loro parti, rimani morti, contenenti materiali specifici a rischio. Che quindi devono essere smaltiti. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che non sono sottoposti a trattamenti illeciti, quello che vi dicevo poco fa, cioè se io ho delle carni con la presenza di residui non so, di ormoni o del latte con aflatossine, queste sono escluse dal consumo umano, ma devono essere escluse in tutti i modi anche da qualsiasi utilizzo e quindi rientrano in categoria 1. Poi ci sono sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze, agenti contaminanti per l'ambiente, appunto tra questi anche, non so, la diossina. Poi ci sono quelli che vi dicevo, alimenti provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, navi, aerei, eccetera. Miscele con materiali anche di altre categorie, perché il principio fondamentale del 1069 è che se io unisco dei materiali di categorie diverse, assumono ovviamente la categoria di quella a rischio, cioè se unisco un categoria 1 con un categoria 3, non avrò una miscela di un categoria 1 più un categoria 3, ma avrò un materiale di categoria 1. In materia di categoria 2 invece vedete che sono già a un livello, una cosa che avevamo detto del categoria 1, ad esempio, ci sono tutti gli animali da compagnia. Ora, il discorso degli animali da compagnia lo è per due motivi. Primo, possiamo dire culturale, no? Che non ci sogneremmo mai di mangiarci un cane, noi, no? Secondo, perché
essendo già a prescindere esclusi dal consumo umano, posso anche utilizzare eventuali sostanze farmacologiche che non potrei mai utilizzare, o alimenti che non potrei mai utilizzare per animali destinati al consumo umano. In questo, da poco, sono entrati anche gli equini, dove per il mondo anglosassone gli equini, voi sapete che sono pari ai nostri pet, in Italia poi è anche come regolamento comunitario, appunto visto che non tutti i paesi la pensavano nella stessa maniera, questi animali vengono categorizzati in animali DPA e non DPA, e lì dell'uso appunto di sostanze che puoi fare in questi animali. Quindi anche gli animali da compagnia, così come sono in categoria 1 tutti gli animali soggetti a sperimentazione animale, cioè topini, o conigli o altri animali, anche zootecnici, che entrano alla sperimentazione animale, nei quali magari vengono sperimentati farmaci, eccetera, rientrano e devono essere smaltiti come materiali categoria 1. In categoria 2 invece, ad esempio, abbiamo lo stallatico, abbiamo tutti quegli animali, quelle carcasse di animali, anche se morti per malattie infettive, che non contengono MSR, quindi parliamo di suini, parliamo di polli, sono categorizzati in categoria 2. Miscele di materie categoria 2 con materie categoria 3, sottoprodotti di origine animale che non sono né di categoria 1, perché siccome di tutto non si può avere la categoria, dove ho il dubbio per precauzione, considerando che i vincoli al categoria 1 sono abbastanza chiari, non li posso mettere in categoria 3, quindi li metto in categoria 2. Per sommi capi, queste insomma sono le principali categorie di cui c'è cioè classificazione per categoria 3. Categoria 2, scusate. In categoria 3 invece, se vedete, c'entra parecchio. Ora, spesso devo dire che viene fatto un errore enorme, per comodità, per problemi economici, si tende soprattutto tra il 2 e il 3, non tanto, tra il 2 e l'1, non tanto con il 3, di miscelarli insieme, no? Ad esempio, i raccogliatori che vanno in allevamento, che prendono carcasse di bovini e quelli che fanno carcasse di suini, spesso li raccolgono insieme, quindi automaticamente fanno assumere, come vi dicevo prima, la categorizzazione peggiore, cioè quella di categoria 1, anche a prodotti che potrebbero stare in categoria 2. Voi vi chiedete, ma dov'è il problema? Il problema poi è l'utilizzo, perché mentre categoria 1 lo devo per forza solo distruggere, il categoria 2 no, posso avere l'impiego ad esempio nei fertilizzanti. E ripartendo dal principio che abbiamo visto, che dobbiamo cercare il più possibile di utilizzare l'utilizzabile, cioè del riciclare, l'economia appunto circolare, fare un errore di quel tipo ovviamente ci preclude poi un utilizzo migliore di quel prodotto stesso. Vi dicevo, nel materiale categoria 3 c'è veramente quasi tutto, dalle carcasse di animali a tutti quei prodotti, ad esempio tutti i prodotti che per scelte commerciali, ecco, non quelle per legge, ma per scelte commerciali, rientrano principalmente in categoria 3. Continua con l'elenco, ma questo insomma l'avete disponibile, non ve li sto a annunciare tutti quanti. Quello che è importante è quello che appunto vi dicevo, quello che io ne posso fare. Il materiale di categoria 1 può essere smaltito solo come rifiuto mediante incenerimento, direttamente o previa trasformazione, con incenerimento.
previa sterilizzazione sotto pressione, poi vi dirò un attimo che cos'è la sterilizzazione sotto pressione, perché tutta la parte della trasformazione. Allora, tutti i prodotti possono essere per la maggior parte dei casi trasformati, anche se devono essere poi, come dice qua nel primo punto, direttamente dopo trasformazione, quindi possono essere prima trasformati e poi distrutti. Il regolamento 142, punto l'applicativo, prevede che questa trasformazione venga fatta seguendo dei parametri ben precisi. C'è un allegato del 142, che è l'allegato quarto, che ci impone i metodi di trasformazione. È vero che tra i metodi di trasformazione poi c'è un metodo 7, che in realtà stabilisce l'operatore, che però deve essere validato, che mi dia dei risultati ben precisi e che può essere fatto solo per il materiale di categoria 3. Per il materiale di categoria 1, soprattutto dove ci sono degli MSR, prevede la sterilizzazione sotto pressione, perché è l'unico metodo riconosciuto dalla comunità scientifica idoneo per l'eventuale distruzione di un prione presente nel materiale. Ecco perché si dice previa sterilizzazione sotto pressione. Poi ci sono alcuni metodi particolari utilizzati come combustibile, ad esempio il grasso ottenuto di categoria 1 può essere utilizzato negli impianti di combustione come appunto combustibile. Per categoria 1 però questi impianti devono essere legati al luogo di produzione del grasso stesso, cioè all'impianto di trasformazione. Per il 2 e per il 3 possono essere anche al di fuori della produzione. Il categoria 2 invece, come vedete, la maggior parte, il principale utilizzo è questo per la fabbricazione di fertilizzanti oppure per il compostaggio e per il biogas. Il 3 c'è il mondo intero. Purtroppo c'è anche qualche utilizzo, ad esempio, non è che se ho un materiale categoria 3 che posso utilizzare in manganistica, non lo posso utilizzare per biogas o non lo posso utilizzare come combustibile grasso. Certo, vi rendete conto che ovviamente è uno spreco di risorse, cioè ho un prodotto di alto valore che vado a utilizzare per un uso che non è proprio quello migliore. Io farei così, faccio questi altri due punti, dopodiché facciamo la pausa, quella che era stata prevista, e poi riprendiamo dopo 5 minuti. Allora, come abbiamo visto gli obblighi, possiamo avere anche delle deroghe. Ci sono due articoli del 1069 che prevedono queste deroghe. L'articolo 18 sono gli impieghi speciali dei sottoprodotti, perché noi abbiamo visto che i sottoprodotti devono essere utilizzati previa trasformazione, previo trattamento. In realtà ci sono alcuni impieghi, quale l'alimentazione di animali per giardino zoologico, gli animali da circo, i rettili, uccelli da preda, gli animali da pelliccia, animali selvatici, cani provenienti da canili o da mute riconosciuti, cani, gatti, larve, che sono produttori delle esche da pesca. Per questi impieghi io posso utilizzare prodotti anche di categoria a rischio. Ad esempio, per l'alimentazione di uccelli necrofagi, posso utilizzare anche il materiale di categoria 1. Ci sono, ovviamente il 142 ti dà delle regole molto restrittive di come posso utilizzare, o ad esempio per animali per giardino zoologico. Rimane, ripeto, non solo le prescrizioni, ma anche per evitare che altri animali possano avere accesso a questi prodotti, ma che l'alimento stesso non sia pericoloso per l'animale a cui io lo
lo sto somministrando. Un esempio che purtroppo è accaduto diversi anni fa, l'alimentazione di cinghiali rinvenuti morti per l'alimentazione di orsi, oppure anche sì, che praticamente poi hanno trasmesso la malattia del Chesti e sono morti tutti gli orsi che erano presenti in un parco e in una riserva. Quindi bisogna stare anche molto attenti a cosa do. Poi, per esempio, c'è anche quello che dicevo, il categoria 1 per gli animali necrofagi, questi vanno messi, si chiamano i carnai, in cui sono delle strutture alte in cui possono avere accesso solo quei tipi di uccelli. Poi, oltre quindi all'utilizzo diretto, c'è una deroga allo smaltimento, alla raccolta e al trasporto. Questo è un articolo molto, molto importante. Il punto A, hanno messo il sotterramento, ad esempio, degli animali da compagnia e degli equidi morti in aree private, no? Cioè, mi muore il cane e io ho una villa con un giardino, posso, però, sotterrarlo senza particolari problemi. Posso anche fare gli equidi morti, ma per il principio che vi dicevo, che nel mondo anglosassone è considerato quasi come un animale da compagnia. La norma li distingue perché dice animale da compagnia e equidi morti, anche perché poi in sede di conferenza Stato-Regione e di recepimento da parte delle regioni stessi si è pensato a dare delle regole, cioè per sotterrare un cavallo ho bisogno di un'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale, cioè da parte del sindaco, che deve vedere, fare alcune valutazioni, ad esempio se ho una falda acquifera superficiale, se quel sotterramento, considerando che stiamo parlando di animali di una certa stazza, li vado a mettere, vado a creare dei pericoli diversi. Poi ci sono però dei motivi anche logistici, cioè è consentito attraverso il saneamento, sotterramento in loco o attraverso altri mezzi di animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, al corpo intero, loro parti, animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento e materiali per in zone isolate, cioè se ho delle zone in cui materialmente mi è impossibile poterle trasportare e recuperare, è consentito sempre tramite autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale e parere tecnico dell'ASL, del servizio veterinario dell'ASL, posso sotterrarmi in loco. Considerate che le zone isolate non è che uno si inventi una zona isolata, tranne che ci sia c'è stata una frana. Non c'è nessun mezzo che può accedere a quella zona, allora quella posso considerare anche zone isolate, oppure sono delle zone che vengono stabilite a livello regionale come zone isolate. Vengono fatte anche in base a parametri di popolazione animale, eccetera, eccetera. Questo è quello, il caso che vi dicevo, appunto, delle zone alle quali è praticamente impossibile accedere. Il legislatore ha voluto aggiungere anche, per motivi geografici o climatici, a causa di catastrofi naturali che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta, alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati. Considerate, quando c'è stato il terremoto, di deroghe ne sono state date, non abbiamo avuto grandi problemi, per quanto riguardava animali morti, per fortuna. Solo po pochissimi casi, molto con prodotti alimentari in cui entravano solo in un capannone i vigili del fuoco, diciamo, potevi stare a discernere, questo va nei sottoprodotti di origine animale, questo va da un'altra parte. Unico mucchione è tutto in inceneritore, in discarica. Poi c'è anche una deroga che consente la norma, il sotterramento, nel caso di materiale categoria 2 e 3, quindi viene escluso il materiale categoria 1,
che non presentano rischi per la salute pubblica degli animali quando la quantità di questo materiale non supera un determinato volume a settimana. Appunto, considerate che sono dei prodotti, sempre le salumerie, che possono smaltire, poi vanno, se non ricordo male, erano, pare, 100 kg al mese, più o meno, una cosa, no, non mi ricordo di preciso quanto era il quantitativo, sono circolare stabilita dal Ministero, in cui potevo mettere, assimilabile ai rifiuti solidi urbani e finire in discarica. E poi appunto ci sono, esempio, in caso di una malattia infettiva, particolarmente diffusiva, come può essere una malattia appunto epizootica, dove lo spostamento di queste carcasse, o per mancanza di mezzi o per proprio in condizioni di rischio, spostarli è ancora più rischioso che sotterrarli e distruggere il luogo, allora in quel caso posso usufruire della deroga. Un'altra deroga è data per i prodotti, appunto, per i sottoprodotti di apicoltura, perché è considerato un rischio più o meno basso. In cui entriamo nel mondo dei sottoprodotti, entriamo nella tracciabilità dei sottoprodotti. Per tracciabilità noi individuiamo dei punti fondamentali. Innanzitutto che tutto quello che riguarda il mondo dei sottoprodotti viene codificato sia dove vengono svolte le attività, e in questo abbiamo due grandi famiglie, cioè gli impianti riconosciuti e le attività registrate, poi abbiamo tutta la parte del trasporto, poi abbiamo tutta la parte della tracciabilità riferita alla documentazione, cioè documenti commerciali di accompagnamento e registri. Quindi questa è la parte che ho voluto inquadrare un attimo per parlare dell'argomento. Allora, parliamo del dove vengono svolte le attività. Abbiamo detto che un operatore, per muoversi all'interno del regolamento, deve essere o riconosciuto o registrato. Sono due gli articoli del regolamento che vengono utilizzati, l'articolo 23 per le registrazioni e l'articolo 24 per il riconoscimento. La prima distinzione io la farei, cioè cos'è che dà il confine, no, tra un riconoscimento e una registrazione, al di là dell'aspetto proprio burocratico dell'iter procedurale, che è molto più semplice per una registrazione, più complesso per un riconoscimento, sia dal punto di vista proprio della procedura, no, dell'idoneità dell'impianto, delle caratteristiche dell'impianto, sia anche dal punto di vista economico, perché una registrazione costa 20 euro, un riconoscimento vale 400 euro in poi. Possiamo dire che riconosciuti sono gli impianti dove vengono svolte le attività, anche se poi è l'operatore che ovviamente è quello autorizzato a farlo. Le registrazioni invece riguardano prettamente delle attività, ad esempio il trasporto è un'attività e quindi viene registrata. L'impianto di trasformazione è appunto un impianto e viene riconosciuto. Vediamo un attimo meglio quest'ambito. Il riconoscimento degli esperimenti è appunto l'articolo 24, che è il 142 poi ti dà le caratteristiche. Vedete come i due regolamenti si completano, no? L'articolo 24 dice che dove vengono svolte determinate attività devono essere, gli impianti devono essere riconosciuti. Le caratteristiche che devono avere questi impianti sono previste dal regolamento 142. Allora, vengono riconosciuti gli impianti dove vengono svolte queste attività. La trasformazione, secondo i metodi di trasformazione degli impianti previsti dal regolamento 142 dall'1 al 7 o con metodi alternativi che però devono seguire tutta una procedura di validazione.
L'incenerimento e il conceneramento, e su questo poi vi dirò qualcosa dopo, perché entriamo anche nella parte della normativa ambientale, la combustione di sottoprodotti o prodotti derivati per la produzione dell'energia, la produzione di alimenti per animali da compagnia, la produzione di fertilizzanti organici e ammendanti, il compostaggio e il biogas. Poi c'è un altro tipo di impianto che una volta si chiamavano impianti di transito, adesso si chiamano attività intermedie, dove vengono svolte queste attività. Sono quei magazzini in cui i prodotti vengono convogliati perché i raccoglitori vari vanno nei vari macelli o soprattutto in questi casi vanno nei laboratori, nelle macellerie, nelle pescherie. Li portano in questo impianto dove viene fatta una selezione, un taglio, una refrigerazione. Come vedete, la sola refrigerazione di un sottoprodotto è considerata manipolazione: il congelamento, la salatura, la rimozione di pelli, la rimozione di MSR, oppure anche l'igienizzazione e pastorizzazione. Perché in alcuni impianti, vedi gli impianti di biogas, per poter immettere alcuni sottoprodotti devono subire una preliminare pastorizzazione. La normativa prevede una deroga alla caratteristica dell'impianto qualora questa pastorizzazione venga svolta in un impianto esterno. Ecco, questo impianto esterno è sempre un'attività intermedia prevista dall'articolo 24. Quindi, come vedete, sono degli impianti che svolgono sia nella prima slide che nella seguente delle attività importanti che prevedono delle caratteristiche impiantistiche particolari, una zona di scarico, una zona di carico dei prodotti, un isolamento dalla possibilità di accesso di animali esterni, dei requisiti igienici, appunto di spogliatoi, servizi igienici, uffici, eccetera, eccetera. Considerate che, ad esempio, in Emilia Romagna li abbiamo tutti questi impianti. Forse l'impianto principale del mondo dei sottoprodotti è l'impianto di trasformazione, cioè dove in tutte e tre le categorie, principalmente abbiamo la categoria 1, qualcosa del categoria 2, molto marginale, ahimè, tanto categoria 3, in cui questi prodotti vengono appunto trasformati, arriviamo ai prodotti derivati, quello che dicevamo principalmente sono le farine. Diciamo che da un impianto di trasformazione abbiamo due prodotti fondamentali, che sono il grasso e le patte, cioè le proteine animali trasformate, le farine di animali. Molti pensano che le PAT sia il prodotto principale e il grasso sia quello secondario. In realtà è esattamente il contrario. Dal punto di vista economico, il prodotto principale è il grasso perché può avere un utilizzo più ampio rispetto alle PAT. Le PAT sono il prodotto secondario. Invece, per quanto riguarda oltre a quelli che dicevamo, appunto c'è il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale senza manipolazione. Su questo ci siamo confrontati molto anche nel gruppo nazionale, perché se vi ricordate, come attività intermedia si intende anche la refrigerazione e il congelamento. Allora, noi diciamo, ma se io ho un impianto che me li congela e poi ho un magazzino, considerate che gli spostamenti se ne fanno tanti nell'ambito dei sottoprodotti, che mi mantiene la catena del freddo, per me sta in questa tipologia. Cioè, il primo che me lo congela è un'attività intermedia, il secondo è un solo magazzinaggio. Su questo si discute, ancora non ci siamo messi pienamente d'accordo. Altro magazzinaggio e prodotti derivati, cioè tutto quelle che sono già le PAT. Però è previsto solo se queste PAT hanno gli impieghi riportati nei quattro punti successivi, cioè
smaltiti in discarica come gli altri incenerimento e concenerimento, usati come combustibili, o utilizzati come mangimi o utilizzati poi come fertilizzanti, che in realtà sono, diciamo, i quattro impieghi principali, quindi ci stanno dentro quasi tutti come. Invece vengono considerati soltanto registrate questo tipo di attività, il trasporto, la produzione oleochimica, che poi dice sì, ma scusatemi, l'oleochimico è un impianto che svolge una certa attività, però in realtà perché sta all'interno di un altro regolamento, che è appunto la normativa ambientale per quanto riguarda la produzione di energia. Quindi la registrazione la devo fare perché comunque ho la necessità di tracciare tutto il prodotto fino a quel punto finale. Se vi ricordate nello schema all'inizio, l'impianto farmaceutico, cioè l'industria farmaceutica, che riceve le mucose intestinali o i fegati o i polmoni per l'estrazione del surflattante, sono attività registrate, ma perché l'attività principale è l'attività farmaceutica. La registrazione mi serve per chiudere sull'ending point, ma da là in poi è un'altra, stessa cosa è qua. La conceria mi riceverà il prodotto, che è un sottoprodotto semilavorato, perché in alcuni casi, ad esempio, mi finisce in un'attività intermedia che fa la salagione o fa delle prime parti, fino a un certo punto, al white blue delle pelli, però poi la conceria, perché il prodotto che ottengo ha raggiunto l'ending point, cioè il cuoio conciato che finisce alla pelletteria è già un ending point. L'attività di tassidermia, la lavorazione, considerate, le setole che mi vanno a fare i pennelli, le setole sono un sottoprodotto, vengono estratte, magari ripulite e lavate in un'attività intermedia, finiscono nell'impianto che fa i pennelli, quell'impianto fa altro, però è registrato perché mi deve chiudere l'ending point. Non so se è chiaro, se avete bisogno di un chiarimento ci soffermiamo. Su questo particolare, per capire esattamente, cioè, perché è l'attività, oppure l'utilizzo di sottoprodotti per l'alimentazione animale, non so, per i circhi o per i canili, anche quegli impianti sono registrati, perché comunque io devo chiudere il percorso del sottoprodotto. Quindi o lo chiudo in un impianto riconosciuto, se è un impianto che opera soltanto nell'ambito dei sottoprodotti, oppure è registrato se mi serve solo per arrivare alla tracciabilità finale del sottoprodotto e lì stabilire l'ending point. Sì, è purtroppo l'impiego di sottoprodotti, vedete, per l'università che prende dei fegati. La facoltà di veterinaria che prende dei fegati per la didattica, per fare didattica, è registrato ai sensi dell'articolo 17, cioè ai sensi dell'articolo 23, per gli impieghi previsti all'articolo 17, che sono quegli impieghi un po' in deroga. L'articolo 18 era quello appunto dell'alimentazione in deroga, la produzione di cosmetici, dispositivi medici, sono tutti quegli impieghi, quegli impianti tecnici che devono essere semplicemente registrati. Tra questi registrati, e questo è uno dei punti dolenti della norma, ci stanno anche le immissioni in commercio, cioè gli intermediari. In realtà definire gli intermediari è un termine errato, perché il termine corretto sono i commercianti. Gli inglesi li chiamano i commercial pipers, cioè sono quelle attività di commercio che non hanno magazzino, cioè io acquisto da A del prodotto, lo rivendo a B, ma sono soltanto il commerciante, cioè da me il prodotto non passa, perché sennò divento un magazzinaggio.
La procedura per la registrazione e il riconoscimento prevede che tutto questo venga fatto attraverso gli sportelli unici delle attività produttive. Per chi non lo sapesse, sono quegli sportelli dei comuni dove tutte le autorizzazioni, ma di tutti gli altri campi, passano per il comune e poi vengono trasmessi all'ASL. Questo è stato anche, non è così in tutta Italia, ad esempio alcune regioni, vista la complessità del mondo dei sottoprodotti, hanno deciso di estrapolare il mondo dei sottoprodotti agli sportelli unici e le domande vengono presentate direttamente al servizio veterinario. È un po' un problema, nel senso che appunto qui vedete in questo schema. Questo è quello che riguarda gli impianti riconosciuti, no? Vedete le attività intermedie, il magazzinaggio, questi sono i codici SANCO che sono i codici comunitari per cui tutte le attività vengono codificate, perché nel mondo dei sottoprodotti, a differenza degli altri mondi in cui sia un impianto riconosciuto ma anche un'attività, riceve un codice, una targa. Poi c'è una slide successiva dove vi faccio vedere come è composta la targa. Questo anche nelle attività registrate, mentre ad esempio nel mondo degli alimenti un'attività registrata, cioè un negozio alimentare, presenta la domanda e lì finisce, nel mondo dei sottoprodotti chi si registra, cioè il trasportatore che deve registrare l'attività di trasporto, presenta questa notifica allo sportello unico. Arriva all'ASL che deve comunque assegnare un numero di registrazione emettendo un atto proprio vero e proprio, cosa che non succede nelle normali registrazioni, quindi è un mondo più complesso. Spesso l'operatore non sa bene quale di queste caselline andare a barrare. Uno degli esempi più tipici è che dove si parla dei prodotti, dell'elenco, magari io sono un trasportatore di categoria 3 e metto come tra gli articoli che trasporto le carcasse animali, di piccoli animali, che è un categoria 1. Lì dovessi richiamarli, cioè scrivere sempre attraverso lo sportello unico, fare correggere la domanda, è un disastro. Ma detto questo, fatta questa chiosa così, consentitemi libera riflessione, se non lamentela pubblica, ogni attività deve rientrare in una di queste caselle per i riconosciuti. Quindi abbiamo visto attività intermedie, avete il magazzinaggio di sottoprodotti, quindi quando parliamo di magazzinaggio di sottoprodotti stiamo parlando di prodotti non trasformati, qua sono i derivati, l'incenerimento, il concenerimento, la combustione, la trasformazione, eccetera. Queste sono le altre: l'impianto di biogas, compostaggio, impianti di produzione alimenti e impianto di fertilizzanti. Quando parleremo di questi due, poi ne parleremo il 9 perché hanno delle caratteristiche particolari. Queste sono invece tutte quelle attività che vi dicevo registrate. Lavorazione di sottoprodotti, tassidermia, trofei di caccia, sangue, ossa, lame, eccetera, eccetera, uso in deroga, ecco qua è quello che vi dicevo, ad esempio l'università presenterà una domanda di registrazione mettendo come utilizzo per scopi diagnostici, didattici e di ricerca va il suo codice SANCO UDER. Centri di raccolta, ormai se ne fanno pochissimi, sono appunto potrebbero essere sono quelli che poi raccolgono delle carcasse per poi essere utilizzati nell'alimentazione degli animali necrofagi. Questo perché? Perché, ripeto, ogni passaggio che deve avvenire all'interno del mondo dei sottoprodotti deve essere tracciabile, tutto deve essere codificato, non può essere fuori o esserci un intermezzo che non abbia comunque una sua identificazione, una sua targa. E
gli altri operatori registrati, tra cui appunto quelli proprio che fanno i farmaci, il trasporto, eccetera, eccetera. Ad ogni impianto o attività viene data un'identificazione che dovrebbe essere comunitaria, perché in realtà poi ogni paese con la BP non lo mette, in Italia ad esempio c'è. Quando voi vedete come numero di identificazione qualcosa che inizia con la BP, già questo per noi identifica che sta all'interno del mondo dei sottoprodotti. Poi c'è un numero progressivo che è a livello nazionale, perché nel momento in cui io devo riconoscere o registrare un'attività, devo chiedere l'attribuzione di questo numero è in Regione Emilia Romagna, è la regione che attribuisce questo numero, e gli allego, gli metto il suffisso del codice SAMCO, in questo caso col, se ritorno indietro un attimo, il col è qui. Quindi se io vedo ABP 100 col 3, so senza leggere l'atto che è un impianto di attività intermedie, call sta per collection, di materiale di categoria 3. E quindi è un codice importantissimo perché mi identifica già da subito che tipo di impianto è. Una volta fatto l'atto, una volta inserito tutto quanto nel sistema Sintesi, se si chiama, che è un sistema internazionale, viene fuori un elenco che è open, cioè consultabile da tutti. Quindi dicevo, questo elenco, da questo link, vi porta, oppure basta che cercate su Google, elenco stabilimenti 1069, sono divisi per sezione. La stessa cosa l'ha fatta la Spagna. Non, la Spagna non utilizza la BP, ma mette ES come prefisso, va bene lo stesso, e sono divisi secondo le sezioni, quindi avrete tutti gli impianti di trasformazione, avrete tutti gli impianti di attività intermedie, magazzinaggi, biogas, eccetera, eccetera. Poi c'è comunque una pagina dove dice, va bene, io mi manca quell'ultima cosa, non so che cos'è, c'è quello generale in cui si vanno a cercare tutti. Quindi da questo qui potete consultare o chiunque, ad esempio anche un paese comunitario che vuole vedere se il documento che state messo in realtà quell'impianto esiste, va a consultare. Ripeto, non è facilissimo perché la maggior parte sono scritti in italiano o in Italia, in italiano, o consultabili in inglese negli altri paesi. Qualcuno questo purtroppo, ahimè, non lo fa. Come qualcuno, non so se vai in qualche paese, soprattutto ex sovietici, vedi, la Romania, non sempre sono facilmente consultati. Allora, abbiamo detto che erano la tracciabilità era data sia dalla identificazione dell'impianto, no? Poi abbiamo tutta la parte della rintracciabilità, che è l'articolo 22 del 1069, dove ti dice che gli operatori che spediscono, trasportano, ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'ho sottolineato in rosso perché prima, con 1774, i prodotti derivati non riguardavano il discorso dei documenti e del registro, riguardava solo i sottoprodotti freschi. Con 1069 è stato specificato che anche i prodotti derivati, cioè io che ho un magazzinaggio di prodotti derivati, devo avere anch'io il registro in entrata e in uscita. Quindi la tracciabilità era appunto dal registro e dai documenti commerciali. Cos'è il registro? Il registro in realtà viene identificato come registro, ma può essere anche un metodo di registrazione. Anzi, sempre il 1069, che è un regolamento che riguarda sia l'aspetto sanitario ma anche l'aspetto ambientale, cosa che in Italia non è stato proprio capito benissimo sin dall'inizio, perché sempre occupandosi anche della tutela dell'ambiente, ti dice che se possibile dobbiamo ridurre la carta. Quindi sia i documenti commerciali che il documento che io registro, se informatizzato è meglio. Ovviamente deve essere un sistema che deve contenere quelle che sono le caratteristiche previste dalla norma.
ma che nello stesso tempo, se si stampa, se non si stampa, è anche meglio. E che deve essere comunque autorizzato e approvato dall'autorità competente. Cioè, non è che io stamattina mi sveglio e dico domani faccio tutto informatico e a te deve andare bene così. No, prima mi devi presentare il progetto, devo vedere i documenti e come avviene tutta la tracciabilità. Dopodiché io ti dico va bene, puoi utilizzare quel sistema. Quindi, detto questo, cosa deve contenere il registro? Ovviamente la descrizione del materiale, di cosa sto parlando, della specie animale per i materiali categorie 3 e i prodotti derivati. Perché dice della specie animale per i materiali categorie 3? Perché l'identificazione della specie animale è importante solo nell'ambito mangimistico. Cioè, se devo utilizzare quel prodotto derivato, quel sottoprodotto per uso mangimistico, mangimistico intendo sia quello zootecnico che quello del pet food, sono obbligato a indicare la specie. Quando parleremo il nome dei mangimi, capirete perché è importante questa identificazione. Nei casi delle carcasse animali, perché partiamo anche da un allevamento, anche il numero auricolare, la marca auricolare, ove ovviamente è prevista la quantità di materiale. Questo ci deve essere scritto sempre. Poi lo speditore, quindi il primo produttore o chi spedisce proprio il materiale, deve mantenere anche la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento, il nome e l'indirizzo del trasportatore, il destinatario con il relativo numero di riconoscimento di registrazione. Il trasportatore nel suo registro deve avere anche la data in cui i materiali sono prelevati, il luogo di origine del materiale a cui è stato spedito, il nome e l'indirizzo del destinatario. Un po' sono sovrapponibili, però sia lo speditore che il trasportatore che il destinatario avranno il proprio registro. Poi qualcuno avrà i due registri, oppure può capitare, si può verificare l'evento in cui alcune figure coincidono. Che significa questo? Cioè, un impianto di trasformazione che va a prelevare con dei propri mezzi del materiale da macello, ovvero da sezionamento, eccetera, non necessita di una registrazione come trasportatore, perché l'attività del trasporto fa parte dell'attività più importante riconosciuta. In quel caso la figura del trasportatore e del luogo di destinazione coincidono. Quindi il registro del trasportatore e del ricevente sarà unico, cioè l'avranno sarà tenuto nello stesso posto come il destinatario. In più deve aggiungere la data di ricevimento del materiale, il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito, il nome e l'indirizzo del trasportatore. Ripeto, in molti casi possiamo vedere che alcune di queste figure coincidono nella stessa fattispecie. I registri non devono essere bilimati dall'autorità competente. Con 1764 invece c'era scritto nelle linee guida, invece né il regolamento 1069 né il regolamento 142 né le linee guida prevedono che questo registro debba essere bilimato. Ovviamente l'operatore deve adottare un sistema che renda inalterabile. Cioè, se io tengo il registro informatico e come autorità competente del controllo gli chiedo una stampa di quel registro, lui deve darmi dimostrazione che l'indomani non la può cambiare, cioè quel sistema di registrazione che lui ha adottato non è manipolabile. Devono essere conservate come documenti commerciali per almeno 2 anni dall'ultima registrazione, dall'ultimo evento. Il regolamento ha previsto una cosa anche importante, lo mette proprio nella parte del 142, quindi il regolamento applicativo,
quando si parla della tracciabilità, che è la marcatura di alcuni prodotti derivati. Cioè, il regolamento si prevede, quindi non il 1069, ma te lo prevede poi il 142, che negli impianti di trasformazione di materiale di categoria 1 e 2, i prodotti derivati sono marcati in modo permanente con un tracciante, che è il triacetonato di glicerina, GHT. Questo deve avere nel prodotto finito una concentrazione minima di 200 mg per chilo di grasso. È un esame particolare che fanno alcuni laboratori. Perché questo? Perché è importante tracciare questi prodotti, che, ed è importante che possa essere verificato un eventuale utilizzo fraudolento degli stessi. Cioè, se io vado a mescolare un prodotto di categoria 2, una farina, che dal punto di vista morfologico è assolutamente impossibile da diversificare con una farina di categoria 3, devo avere un qualcosa che mi consenta di verificarne appunto un impiego non consentito. Cioè, se io vado a prendere un mangime che sia zootecnico, come previsto, o che sia per pet food, e ci trovo dall'esame che faccio del GHT, ho la prova che lì è stato fatto un utilizzo non consentito di materiale di categoria 2. No, ma perché può succedere questo? Perché considerate che dal punto di vista economico i due prodotti hanno un costo ben diverso. Quindi magari qualcuno potrebbe dire, beh, mi compro un po' di farina di categoria 2, la mescolo là in mezzo, ci ho guadagnato un bel po' di soldini. Ecco, la norma ha previsto che ci fosse appunto una possibilità di poter evitare, visto che non c'è un modo completamente diverso da poterlo fare, che ci sia una marcatura di questi prodotti. È deputato alla marcatura il gestore dell'impianto di trasformazione. Ci sono alcuni casi in cui ovviamente questa marcatura però deve essere non fatta, ed è abbastanza chiaro. Cioè, dove che non occorre che metto il GHT? I prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di biogas o compostaggio, anche perché diversamente li potrei utilizzare se non per questo, i prodotti derivati destinati all'alimentazione animale da pelliccia, di collegato secondo e capo primo, cioè quel famoso articolo 18 come impiego, ma perché mi vanno direttamente a dire la tracciabilità, cioè anche se siccome ci posso utilizzare anche, cioè che utilizzi il 2 è consentito, pur essendo un aspetto mangimistico, che dia il 2 o il 3, tu ti sei sbagliato a identificare la categoria. Non mi interessa poco nel biodiesel, perché lì entra in un altro prodotto e comunque tracciato. Poi i prodotti derivati ottenuti dalla norma dell'articolo 12, se sono, esempio, se io ho un impianto di trasformazione che è collegato direttamente alla produzione, non so, ho un macello che ha un impianto di categoria 3 e un impianto di categoria 2 separati, no? Se quel tragitto viene convogliato con dei tubi, non ho la possibilità che questo, cioè è l'impianto stesso che mi garantisce la separazione di quel prodotto, come, cioè, oppure se ho un impianto di trasformazione di categoria 2 che poi ha anche la produzione del fertilizzante. In quel caso io trasformo, ottengo la parte di categoria 2 che utilizzo poi per la produzione del fertilizzante organico, e tutto questo avviene all'interno di un tubo. Posso anche non farlo. Poi lì, facendo un fertilizzante organico, ho altri traccianti che devo utilizzare, ma questo poi ne parleremo la prossima volta. Se vanno all'incenerimento e coincenerimento, mi viene distrutto lì, non ho rischi. O se utilizzati alla ricerca o quant'altro. Terzo punto della tracciabilità è il documento commerciale. Quello che poco fa dicevo deve essere quello dei sottoprodotti, anche se è un prodotto che va bene per uso alimentare, il documento che devo utilizzare
che l'operatore deve utilizzare nel momento in cui ha stabilito l'esclusione dal consumo umano è questo qua. Questo è previsto dal regolamento 142, cioè il modulo, non è che ognuno se lo inventa come crede, è stabilito dal regolamento, la modulistica, e praticamente ha alcune parti fondamentali. Vediamo quali sono queste parti. Allora, innanzitutto sono il punto dello speditore, il punto del destinatario, il luogo di origine e il luogo di destinazione. Lo speditore è colui che spedisce, appunto, che invia. Spesso lo speditore coincide anche con lo stabilimento, cioè con il luogo di origine, ma non è detto, perché io posso essere un commerciante che acquisto dal macello X dei sottoprodotti e li vendo per essere destinati al macello Y, all'impianto Y. Quindi, in molti casi, questo con questo, il punto 1 e il punto 12 coincidono, così come spesso coincidono il 5 con il 13, ma possono anche non coincidere. Nel caso in cui c'ho anche un intermediario in mezzo, deve essere compilato il commerciante. Prima questo non era questo modello, come avete scritto nella slide, è in vigore dal 17/7/2019, cioè è stato modificato ed è entrato in vigore dal 17/7/2019, perché c'erano delle voci che prima non esistevano, il commerciante non esisteva. Qui deve essere anche, il luogo di carico può essere diverso da questo qua, ma non si verifica quasi mai. Deve essere indicato il mezzo di trasporto anche identificando la targa, così come il trasportatore, perché appunto il trasportatore potrebbe essere, ad esempio, coincidente con il luogo di destinazione, se è il gestore dell'impianto di destinazione che fa anche l'attività di trasporto. Però sono tutti elementi che vi rendete conto essere estremamente importanti per la tracciabilità. Altri elementi importanti sono dati dalla temperatura dei prodotti, anche questo prima non c'era, adesso è previsto, perché vedremo poi quando parleremo della mangimistica che il trasporto di alimenti, cioè di sottoprodotti destinati alla mangimistica, in alcuni casi devono essere a temperatura controllata. Poi se ho un prodotto derivato, devo indicare per che cosa è destinato. Prima c'era soltanto uso tecnico, uso mangimistico. Ora, però, in alimentazione animale io posso avere una limitazione solo per l'animale da compagnia. Così, per l'uso tecnico, posso dire che può essere o solo fertilizzanti o altri usi tecnici, come dicevo, le setole del suino possono andare a fare pennelli e quindi essere solo di uso tecnico. Poi ci sono le limitazioni del 999, che è tutta la normativa che riguarda il feed ban. Poi altra cosa importante, perché per alcuni casi è prevista l'esportazione di alcuni prodotti, per cui è importante indicare anche il punto di uscita, cioè il punto frontaliero da cui è uscito, perché lì poi il documento entra in un sistema che si chiama sistema TRACES di tracciabilità. E il punto di ispezione frontaliero deve avere contezza che quel prodotto sta passando da quel punto di ispezione e deve attestarne la conformità. Poi altre cose importanti sono è tutta la descrizione che vediamo qua della merce, la specie, la natura della merce, la categoria, il tipo di trattamento, l'impianto di fabbricazione, perché dove per impianto di fabbricazione esiste si intende l'impianto di trasformazione, perché se sto parlando di prodotti derivati, devo indicare questo. Questo non è sempre facile, perché purtroppo nel mondo dei sottoprodotti c'è appunto questo aspetto commerciale importante. Spesso il magazzino non vorrebbe mettere quel numero, perché se no dice il cliente compra direttamente dal produttore. Io spiego sempre agli operatori che quando entriamo nell'ambito sanitario l'aspetto commerciale deve passare e passa sempre
secondo ordine, se no fai altro, commerci pietre, non commerci sottoprodotti. È una bella lotta, ma ci si riesce, devo dire. Vi dicevo, la specie è importante soltanto nell'ambito mangimistico. La natura della merce, la descrizione della merce, guardate, anche lì c'è di tutto di più. Spesso, mentre le definizioni del 1069 sono chiare, no? C'è proprio tutto un allegato dove ti dice che cosa sono, cioè cosa si intende per corpo. Spesso poi ogni operatore utilizza quelli che invece sono della consuetudine commerciali di quel settore. Sapete cosa sono i corpi di suino? I corpi di suino, che tutti penseremmo a una carcassa, prima ho detto corpi, come una carcassa, ma i corpi di suino per un macello sono gli intestini, così come il riccio, una parte dell'intestino. E allora lì ogni volta devi spiegare, guardi, lei mi deve dire, quando entra nel mondo del 1069, mi deve dire l'indicazione prevista dal 1069, non quella che lei utilizza nei suoi documenti commerciali per altri scopi. E non è, ripeto, anche quello sempre facile. Le linee guida hanno previsto un documento commerciale semplificato. In realtà le linee guida dicono che questo documento commerciale, che peraltro è adesso in fase di revisione presso come gruppo nazionale, stiamo lavorando proprio sulle linee guida, perché con tutte le circolari, le chiarificazioni, eccetera, eccetera, che sono venute in seguito all'approvazione del primo documento, è necessario adesso fare una pulizia e aggiornamento del documento stesso, che purtroppo, appunto, perché l'abbiamo fatto come circolare? Perché una circolare è una cosa immediata, se ne discute nel gruppo, si codifica e il Ministero la emana come circolare. La linea guida invece devono seguire tutto l'iter di approvazione da parte della Conferenza Stato-Regione, quindi è una cosa più importante, però quest'anno ce lo siamo dati come obiettivo proprio di revisione, tra cui anche il documento commerciale, perché se vedete, mentre prima corrispondeva perfettamente, se non in maniera più semplificata, a quello che era previsto dal 142, adesso mancano tante cose che sono invece importanti. Vedi la temperatura, che in parte c'è, ma lì è molto più dettagliata, ma soprattutto all'utilizzo che ne puoi fare. Questo documento, secondo le linee guida, potrebbe essere utilizzato solo esclusivamente in ambito regionale. In realtà, siccome tutte le regioni l'hanno approvato, lo diamo anche per buono in ambito nazionale, soprattutto di regioni confinanti. Insomma, un macello a Mantova che mi manda i sottoprodotti di impianto di trasformazione a Modena, va bene anche il documento commerciale. Non può essere assolutamente utilizzato per l'export, perché per l'export vale quello del 142. Questo è fondamentale. Esatto, questo poi lo vediamo il 9. Quando parliamo di ambito mangimistico, rientriamo nell'ambito mangimistico. Allora, l'ambito mangimistico, oltre ad essere normato al 1069 per i sottoprodotti di origine animale, normato a normativa dei mangimi dal 183 e dal 767. Questi sono regolamenti che l'uno non esclude l'altro, cioè viaggiano in maniera parallela e dal punto di vista autorizzativo e quant'altro devono essere presenti entrambi. I documenti commerciali devono essere redatti in tre copie, l'originale accompagna sempre la partita e quindi arriverà al punto finale, lo speditore e il trasportatore conservano una copia. Come vi dicevo, per quello che riguardava i registri, anche per i documenti commerciali spesso le figure possono coincidere, cioè il trasportatore può essere anche il luogo di destinazione o lo speditore. Abbiamo detto che tutto deve essere registrato, però un impianto 853
così come un allevamento che è codificato da altre norme, non necessita di una codifica specifica per quello che riguarda il 1069. Cioè, io sono il macello che prendo gli scarti di macellazione che rientreranno nel mondo del 1069 e ho un magazzino dove li tengo in attesa che il trasportatore o la ditta, insomma, me li venga a prelevare. Non necessito che questo magazzino sia registrato, riconosciuto e censito il 1069, perché è il regolamento stesso che mi dice che sono esclusi quel tipo di attività. Fermo restando che hanno tutti gli obblighi del 1069, ma dal punto di vista autorizzativo non è necessaria un'autorizzazione specifica. Allora, per sommi capi, gli impianti che trattano alimenti di origine animale possono essere stabilimenti riconosciuti, vedi 852, come macelli, sezionamenti, produttori di prodotti derivati, vedi che sono hamburger o quant'altro, e gli esercizi commerciali. Ricapitolando, che tipo di sottoprodotti possono produrre questi impianti? Ad esempio, i macelli bovini produrranno materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, vedi lo stallatico, materiali di categoria 3. I macelli suini sono il 2 e il 3, con qualche eccezione, perché se all'esame di una carcassa suina io trovo degli ormoni, comunque il prodotto in via eccezionale è un materiale di categoria 1. Però, diciamo, questo è lo schema generale. Sezionamento e disosso, ovviamente, è materiale di categoria 3, perché siamo nella. Già, quel prodotto è già codificato per essere un alimento, rimane come alimento, quindi può essere soltanto all'articolo 12. Oddio, in un sezionamento potrei trovarmi una mezzena di suino dove non mi sono accorto, perché sezionando mi accorgo che c'è un ascesso, quell'ascesso ovviamente andrà smaltito come categoria 2, perché non può essere, perché per essere categoria 3 considerate che per essere deve garantire due principi fondamentali, che non deve essere di nocumento né per l'uomo né per gli animali. Dice sì, è vero che poi viene trattato, eccetera, eccetera, però potrebbe essere che sia un ascesso di origine iatrogena, dove ho una concentrazione di farmaco che mi rimane lì. E allora come faccio a dire che quello non è idoneo, non è pericoloso per l'alimentazione animale? Quindi vedete che anche ci sono, a questa schema generale ci possono essere ovviamente delle eccezioni che vanno valutate di caso in caso. Mentre per quanto riguarda gli allevamenti, per gli allevamenti bovini, le due categorie prodotte sono la categoria 1 e la categoria 2. 1 sono le carcasse di bovini, con le eccezioni che adesso abbiamo con la modifica del 999, dove la classificazione dei paesi ti riduce notevolmente gli MSR. Il 999 è quello che ti dice che l'Italia adesso ha una nuova verifica, è a BSE trascurabile, per cui è cambiato parecchio. Cioè un vitello morto sotto i 12 mesi non ha MSR, di conseguenza lo puoi smaltire come materiale di categoria 2. E poi tutto lo stallatico. Gli allevamenti suini, ovini, avicoli e equini fanno materiale di categoria 2, non fanno materiale di categoria 3, ovviamente, perché per essere categoria 3 mi deve essere entrato già nella parte macellazione, eccetera. Se secondo linee guida, materiale di categoria 1, 2 e 3 non sono asportati quotidianamente nei luoghi in cui sono prodotti, devono essere immagazzinati in maniera impiego del freddo. Questa è una prescrizione precisa che dà nella gestione. I contenitori dove questi vengono conservati hanno un'identificazione precisa. Ripeto, qua siamo nel luogo di produzione, quindi non è un impianto riconosciuto, registrato nel 1069, che era escluso. Però appunto la gestione deve essere come prevista nel 1069, quindi avrò cassoni, che siano degli scarrabili, che siano dei bin,
in PVC, se dipende dalla dimensione dei quantitativi prodotti, devono essere identificati con una striscia inamovibile di 15 centimetri. Qualcuno mette anche la targa con quello che c'è scritto, che deve essere nera per i materiali di categoria 1, gialla per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3. Una volta il neri era rosso, poi per la normativa di salvaguardia anche delle categorie con handicap particolari, il rosso non era visibile per i daltonici e quindi è stato trasformato in nero. Qui vedete appunto un esempio, uno schema di questa, di quello che vi sto dicendo dei contenitori, eccetera, eccetera. Un stoccaggio così non è ovviamente ammissibile. Dal luogo di produzione abbiamo la raccolta e il trasporto. Il trasporto, questi sono i mezzi principali, ad esempio per l'allevamento di solito sono gli scarrabbi chiusi così, in mattatoia hai degli scarrabbi che vengono lasciati, vengono poi prelevati, ti lascio il vuoto, mi prendo il pieno. Per i liquidi, non so, il sangue, per i mattatoi o per quanto riguarda le detersioni liquide, viene fatto con le cisterne. I mezzi di trasporto deve avvenire sempre in imballaggi aperti, nuovi o chiudibili, e in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna, cioè il mezzo che trasporta sottoprodotti. Io mi ricordo molto tempo fa, essendo anche un motociclista accanito, quando finivi dietro un mezzo che trasportava sottoprodotti, te ne accorgevi con ampia distanza. Oggi devo dire che è difficile che tu senti un mezzo che puzzi, ecco, insomma, proprio perché appunto sono a tenuta stagna, sono chiusi, e non, una volta c'erano coperti con un telo, immaginatevi che cosa potesse essere. L'identificazione dei veicoli e dei contenitori è obbligatoria, cioè se io ho un mezzo che utilizzo, cioè non confondiamo. Perché una cosa è l'attività di trasporto, no? Che il trasportatore, come abbiamo visto prima, deve essere registrato come attività. Poi il trasporto deve avvenire con veicoli o contenitori, e la differenza è chiara, cioè se io utilizzo degli scarrabili, io registrerò e identificherò lo scarrabile, non il mezzo di trasporto, perché quello scarrabile così lo posso prendere con qualsiasi mezzo che possa trasportare gli scarrabili. Se invece ho un'autocisterna, ovviamente l'identificazione è data dalla targa dell'automezzo. In più, oltre, e vedremo poi un documento che abbiamo stabilito in Regione Emilia-Romagna, una specie di carta di circolazione per i mezzi, l'identificazione dei veicoli e dei contenitori deve essere fatta con un codice di identificazione che viene comunicato alla ditta interessata. Il contenitore è identificato con una targa non inferiore a 50x35 cm e con un dato, cioè i caratteri di 5 cm. Allora, in realtà il regolamento 142 prevede che, ecco, questo è quel libretto di circolazione che abbiamo, dove viene messa la ditta, le caratteristiche del mezzo, la marca, che tipo di mezzo è, se è una cisterna adibita o quanto. Insomma, abbiamo voluto dare un'identificazione più certa. E questo è per ogni, cioè ogni mezzo, ogni contenitore, ha il suo numero identificato. Allora, in realtà questo metodo, che sarebbe, questo è una targhetta della Regione Liguria, vedete che ha la Regione che l'ha autorizzato, e questo è dove è funzionato. La ASL, Servizio Veterinario, è il numero che viene attribuito. Più deve avere la targa dove è messo materiale categoria 3, non destinato al consumo umano, può essere un contenitore così. Questo invece è il contenitore che può essere utilizzato solo per lo stoccaggio, insomma, una macelleria che lo può tenere nella cella frigo dove tiene anche i prodotti alimentari. L'importante è che abbia un contenitore chiuso identificato in questa maniera. Questo tipo di identificazione però con la targhetta metallica funzionata è previsto solo in Italia. Allora, in realtà
nella fase di revisione delle linee guida avevamo pensato, visto che insomma è un po' limitativo, cioè sicuramente utile, ma un po' limitativo per le ditte nazionali, di abolirlo, in quanto il regolamento 142 prevede solo questo tipo di identificazione, non prevede l'altro. Solo che quando sono venuti l'ultima volta gli ispettori comunitari, perché noi come ASL, come organo di controllo, siamo soggetti a controllo, anche noi siamo controllati, ed è la Comunità Europea che organizza questi controlli, agli ispettori questa parte qua è piaciuta tantissimo, quindi è difficile che riusciremo ad abolirla. Però il problema è questo, che in questo momento io posso avere in Italia un mezzo che mi viene dalla Germania o dall'Austria, che ha solo questo qui, e avere in Italia invece dei mezzi italiani a cui devo chiedere per forza anche la seconda targhetta. Ecco, questi sono esempi che vi ho voluto fare vedere di mezzi di trasporto di sottoprodotti. Come vedete, tutti sono identificati con le varie targhe. Nella targa, quello che vi dicevo, quello che deve contenere. Mentre il regolamento prevede solo la targhe verdi o nere o rosse o gialle, secondo dove viene aggiunto verde escluso dal consumo umano, perché il giallo escluso dal consumo animale, il nero porterà a categoria 1 destinato alla distruzione. Quindi non solo mi identifica la categoria, ma mi prescrive già nell'etichetta l'utilizzo che io ne posso fare, o i limiti di utilizzo che ne posso fare. Allora, la normativa prevede anche delle deroghe, in realtà sono le linee guida, che hanno voluto, insomma, venire incontro ai piccoli produttori o piccoli operatori, cioè la pescheria che produce gli scarti, e invece di chiamarsi il mezzo che gli costa, il trasportatore gli costa una cifra, può anche autonomamente, senza essere registrato come trasportatore, visto che è un conto proprio, ma utilizzando dei contenitori comunque identificati, e trasportarli direttamente all'impianto o di magazzinaggio o attività intermedie o all'impianto di trasformazione, così come anche l'allevatore che dimora la pecora, visto che le pecore sono come, cioè che nascono ma non muoiono mai, proprio perché sì, cioè, è il settore dove c'è il più alto numero di furti e di smarrimenti, proprio perché smaltire una pecora ti costa come smaltire un vitello, allora si è voluto dare la possibilità al piccolo allevatore di trasportarsi la pecora morta direttamente all'impianto di smaltimento. Anche però, appunto, dice che comunque i contenitori devono essere nuovi, a perdere, a tenuta stagna, lavabili, disinfettabili, e trasportato direttamente dall'utente con un proprio mezzo. Vabbè, qua ripetiamo un attimo quelle che erano le caratteristiche. Allora, vi avevo detto all'inizio, ma qui sono velocissimo, che spesso il mondo dei sottoprodotti viaggia insieme al mondo dei rifiuti. Allora, in realtà la normativa dei rifiuti in Italia è un decreto legislativo del 2006, il 152, che ha previsto un'esclusione, però dice non so, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altra disposizione, eccetera, eccetera, tra cui i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal 1774, perché allora c'era questo come regolamento, non c'era il 1069, quindi adesso intendi 1069, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento, in discarica, all'utilizzo di produzione di biogas e di compostaggio. Questo ha creato qualche problema. Quindi se prendo dei sottoprodotti e li mando a un magazzinaggio o un impianto di trasformazione, sono fuori dalla normativa
ambientale. Se invece li mando a un impianto di incenerimento, sono dentro la normativa ambientale. Però anche lì si è cercato di mettere una pezza, perché era una cosa tutta italiana questa qua, peraltro considerando che quello dipende dal Ministero dell'Ambiente, il sottoprodotto è dal Ministero della Salute e fai discutere in entrambe le autorità centrali, non è facilissimo. Sono esclusi anche le carcasse di animali morti, eccetera, eccetera. Allora, le linee guida prevedono due modalità. Allora, modalità di smaltimento come rifiuti a norma normativa ambientale dei materiali categoria 1, 2 e 3. Allora, se li smaltisco in lo smaltimento come rifiuti sottoprodotti, deve essere secondo le modalità della cosa ambientale. Questo però, se li mando, allora, se ho un impianto di incenerimento, che se vi ricordate è uno degli impianti previsti anche dal riconoscimento del 1069, che riceve solo esclusivamente sottoprodotti di origine animale, e ce ne sono piccoli impianti che fanno questo, allora in quel caso è sufficiente che io stia solo dentro il 1069. Se invece è un impianto che è riconosciuto, vedi, l'inceneritore di Modena o di Parma, che è riconosciuto ai sensi della normativa ambientale, perché riceve anche altri tipi di rifiuti, allora devo fare il SISTRI, cioè lo devo trattare come un rifiuto. Quindi formulario, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, se invece, appunto, se solo 1069 posso avere soltanto quelli del 1069, se è a norma ambientale e avrà poi i codici previsti per i rifiuti per ricevere quel tipo di prodotto, devo trattarlo come rifiuto. La cosa si complica ancora di più se li mando in impianti di compostaggio biogas, se vi ricordate erano tra le eccezioni, cioè sono esclusi all'eccezione quelli che vanno. Allora qui proprio ci siamo fatti del male, perché ci piace farci del male, che in quel caso gli impianti di biogas sono tutti hanno la propria normativa, sia ambientale che poi possono avere un'autorizzazione ambientale semplificata se sono al di sotto di una certa potenza o di produzione di biogas. Però in quel caso io devo poterli inviare, sono obbligato anzi a doverli inviare, sia ai sensi della normativa ambientale che ai sensi della normativa 1069, quindi doppi documenti, sia dal punto di vista autorizzativo dei mezzi che li trasportano, sia dal punto di vista della documentazione di accompagnamento. Si aspettava un chiarimento della Commissione, che è stato chiesto dall'Italia, ovviamente, alla Commissione quando è venuto fuori il 142, 1069, quindi diciamo dal 2011. E da allora non si è ancora mai avuto una interpretazione, forse perché riguarda solo l'Italia questo problema. Qui è lo schema, quello che vi dicevo, quindi non rifiuto, impianto di categoria 1, trasformazione, oppure incenerimento, rifiuto, mezzi autorizzati, ambiente esiste. Poi ci sono gli smaltimenti in deroga. Qui, vabbè, ve l'ho già detto questa qui, perché lì vi avevo fatto vedere l'articolo 19, no? Qui le linee guida hanno dato però delle prescrizioni, ad esempio posso smaltire gli animali da compagnia in terreni privati in area autorizzata allo scopo secondo criteri fissati, per quanto riguarda gli equidi devo avere però un'autorizzazione al sotterramento, copia della denuncia del decesso, certificato veterinario che mi attesti la morte, quindi si è voluto vincolare particolarmente. Ultimo punto, abbiamo quasi finito, l'articolo 29 del 1069 prevede per alcuni impianti, che poi sono la maggior parte di impianti riconosciuti, che questi debbano operare secondo i principi dell'HACCP, cioè quindi devono avere un manuale HACCP. Quali sono questi impianti? Impianti di lavorazione sottoprodotti di origine animale, quindi parentesi ci stanno tutti gli impianti
anche chi produce fertilizzanti sta qua dentro, la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost, facciamo tutti gli impianti di trasformazione in generale, poi la manipolazione e il magazzinaggio, però in questo caso lo limita a più se operi con più di una categoria di sottoprodotti. Quindi se tu fai, se sei un magazzinaggio o un'attività intermedia che ha solo la categoria 3, devi avere le norme, la pratica, le buone pratiche di igiene, ma non il manuale HACCP. La fabbricazione di alimenti da compagnia invece prevede sempre HACCP. In realtà lo prevede anche la 183, quindi in ogni caso il manuale è unico, non è che avrai il manuale per il 1069 e il manuale per il 183, avrai un unico manuale. Per quanto riguarda tutti questi impianti di cui vi ho parlato, sono tutti soggetti a controllo da parte dei servizi veterinari e dell'autorità competente. La programmazione viene fatta in base alla categorizzazione del rischio degli impianti, in base a un piano delle azioni relato ai LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza e di controllo, possiamo dire. Si chiamano LEA anche per noi, in realtà. I LEA veri e propri sono una cosa diversa, ma per noi sono più livelli di controllo, assegnazione degli impianti ai singoli controllori da parte dei responsabili delle varie unità. La categorizzazione, per la categorizzazione degli impianti è stato redatto dal gruppo di lavoro nazionale, un documento, in realtà un foglio Excel, che in base ad alcuni parametri ti consente di dare un valore all'impianto e a stabilirti se è un valore per un impianto a rischio basso, medio o alto. Ovviamente per la caratterizzazione del rischio, al di là del volume di prodotto che viene fatto, dall'impiego, se per esportazione, importazione, quello che fa veramente schizzare in alto la classificazione del rischio di un impianto sono le non conformità che ovviamente tu rilevi.